Il Movimento 5 Stelle traccia il bilancio svolto nei 5 anni di legislatura in riferimento al taglio delle indennità. Una parte delle somme accantonate sarà destinata al mondo della scuola. A Campobasso la conferenza stampa, la presenza dei candidati a Camera e Senato e della consigliera regionale Patrizia Manzo. Oggi abbiamo presentato un'iniziativa che stiamo portando avanti anche con altri gruppi regionali, che è quella di andare a finanziare dei progetti presentati direttamente dalle scuole superiori, dalle scuole secondarie. E in Molise, per un totale di 1 milione di euro, il Molise ha contribuito, il Movimento 5 Stelle Molise, quindi io e Antonio Federico abbiamo contribuito con 100.000 euro e andremo a finanziare dei progetti per un importo massimo di 10.000 euro. È possibile partecipare al bando fino al 30 maggio del 2018 e sul nostro sito molise5stelle.it oppure sul blog nazionale blogdellestelle.it è possibile scaricare il bando e vedere come è possibile partecipare. Ovviamente saranno premiate tutte quelle iniziative, tutti quei progetti che vedranno il coinvolgimento diretto e la partecipazione degli studenti, degli insegnanti e dei genitori. Quanto avete accantonato in questi 5 anni? Abbiamo restituito 550.000 euro di stipendi in due consiglieri regionali in 5 anni. Ecco, il vostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è quello di dimostrare che si può fare politica senza grandi risorse economiche, che uno stipendio di 2.700 euro al mese per fare il consigliere regionale è più che sufficiente, poi se ci sono delle spese in più vanno rendicontate, ma la somma è quella, e che quello che si dice poi si realizza. Noi siamo coerenti, quello che diciamo facciamo, lo abbiamo dimostrato sulla nostra pelle perché ci crediamo, ci siamo tolti dalla tasca dei soldi perché siamo convinti di quello che facciamo, e quando lo proponiamo agli altri consiglieri o in Parlamento agli altri parlamentari lo facciamo con la coerenza di chi quelle cose già le fa su se stesso.